Fino a non troppi anni fa era solamente fantascienza, ma adesso sta per diventare realtà. Mi riferisco alla tecnologia EVTOL, acronimo che sta per Electric Vertical Takeoff and Landing, più comunemente chiamati aerotaxi o taxi volanti. Seppur sia ancora remoto un futuro in cui ognuno potrà avere un autovolante personale, si sta invece avvicinando una realtà in cui velivoli del genere possono essere utilizzati come mezzi di trasporto pubblico anche qua in Italia. Perciò ve ne voglio parlare dopo la sigla. Tutto è partito il 6 ottobre 2022, quando dall'aeroporto di Fiumicino è decollato il primo volo sperimentale di VoloCity, modello di taxi volante prodotto dalla tedesca Volocopter, in cui la stessa società Aeroporti di Roma ha investito. Il primo volo si è quindi tenuto nella capitale italiana, ma è Milano ad essere in pole position per portare al pubblico italiano questa nuova tecnologia. Il progetto prevede la costruzione di 4 vertiporti, 2 negli aeroporti milanesi e 2 nelle zone urbane di Porta Romana e City Life. Per chi non lo sapesse, con vertiporto si intende quello che possiamo definire a tutti gli effetti l'aeroporto per i taxi volanti, cioè una zona in cui sia possibile effettuare sia decolli che atterraggi verticali. Ma perché preferire una tecnologia così nuova come questa rispetto ai ben più rodati elicotteri? Secondo i test di Volocopter, VoloCity è 4 volte meno rumoroso di un elicottero, il che lo rende sicuramente più adatto a essere utilizzato anche in città dove il rumore di un elicottero sarebbe eccessivamente fastidioso per la quiete pubblica. Inoltre questo tipo di velivoli utilizza motori elettrici anziché a benzina, quindi con un minore impatto sull'ambiente. Parlando di performance, VoloCity arriva fino a 110 km/h per un'autonomia ridotta di 35 km, ma ci sono anche modelli più prestanti come il Lilium Jet, che tocca i 300 km/h con 300 km di autonomia, oppure l'Archer Midnight, che ha il vantaggio di poter trasportare 4 passeggeri più il pilota. Il progetto prevede quindi la costruzione di un vertiporto principale a Malpensa, a cui poi si aggiungeranno altre strutture più piccole in giro per la regione, in modo tale da poterle utilizzare anche come scali. Secondo le stime del Politecnico di Milano, infatti, nella regione sono presenti almeno 17 aree che sarebbero disponibili a costruire strutture del genere, fra cui una nei pressi del lago di Como, in maniera tale anche da incentivare il trasporto turistico. I lavori partiranno dal 2024 in vista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, durante cui dovrebbero partire proprio i primissimi voli commerciali. E, come prevedibile, essere fra i primissimi a viaggiare su questi aerotaxi, beh, non sarà per tutte le tasche. Per la tratta di Malpensa-Milano è previsto un costo iniziale di 120 euro per 2 passeggeri, che si potrà abbassare a 70-80 euro quando inizieranno ad entrare in azione i primi aerotaxi da 4-6 passeggeri. Oltre al progetto di Milano c'è anche quello di Roma, che ha come obiettivo il collegamento di Fiumicino e Ciampino con la stazione Termini per il Giubileo 2025, al costo di circa 100-140 euro per un viaggio di soli 10 minuti, quando in auto occorrerebbe più o meno un'ora. E questo sarà solo l'inizio, perché secondo le stime di settore dal 2030 sono previsti circa 2000 passeggeri al giorno trasportati da aerotaxi. Inoltre il piano strategico nazionale di ENAC prevede la costruzione di vertiporti anche in altre città come Bari, Cortina, Torino e Venezia. In tal senso si stanno muovendo i primi passi da parte del gestore dell'aeroporto veneziano, che sta lavorando alla costruzione del primo vertiporto a Chioggia, e dal comune di Torino, che in collaborazione con l'americana Joby Aviation sta progettando un vertiporto all'interno della struttura Skygate. Insomma, per quanto difficile da credere, l'Italia si sta rivelando una delle nazioni europee più avanti nello sviluppo di questo nuovo tipo di mobilità. Resta da vedere quindi quando effettivamente entreranno in circolo i primi voli e se poi con lo sviluppo successivo potranno ambire a diventare un effettivo mezzo di trasporto pubblico, se rimarrà qualcosa per i più agiati. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video.